Ok, buonasera a tutti, io sono Pietro Virgilio, studente di ingegneria informatica qui al Politecnico e da quest'anno vicepresidente del CONPA. Oggi cercheremo di vederla in via piuttosto divertente, perché secondo me se ci divertiamo un po' faremo meglio più in fretta, la gestione dei processi. Vediamo cosa io l'ho scritta come addestramento per futuri killer, perché di fatto quello che riusciremo a fare è gestire i processi, cioè continuare a far eseguire quelli che ci servono, ma uccidere letteralmente quelli che non ci servono, ci recano danno. Quindi vediamo un po' di contestualizzarci. Siamo user o system admin? In questo corso stiamo cercando di formarvi come system admin. Quindi qual è il primo diciamo obiettivo che ci poniamo da system admin? Lo scopo del system admin è quello di avere il pieno controllo di ciò che la macchina sta eseguendo, cioè niente sorprese, quello che voglio che la macchina fa, deve fare, non ci deve essere nient'altro, e se c'è lo butto fuori. Appena terminato il bootstrap, il sistema operativo esegue svariate decine di programmi che poi, una volta che la macchina viene utilizzata, queste decine diventano anche centinaia e anche migliaia a seconda se avete un computer abbastanza performante e un sacco di roba da fare. Quindi risulta piuttosto difficile tenere il controllo di tutto ciò che la macchina sta eseguendo, perché non siamo più negli anni 90, cioè negli anni 90 avevamo calcolatore con unico programma in esecuzione e addirittura c'erano le schede perforate una volta, quindi non c'era il concetto di sistema operativo. Ora che abbiamo il concetto di sistema operativo, su una macchina le cose da eseguire sono tante e a volte c'è bisogno anche di parallelismo, di contemporaneità, anche se come vedremo questa sarà soltanto un'apparenza, perché tecnicamente non c'è contemporaneità, però di fatto la velocità a cui siamo arrivati oggigiorno ci permette di avere una qualche parvenza di contemporaneità. Quindi qual è il gioco che impareremo oggi? Consiste nell'eseguire solo ciò che ci serve e uccidere tutto ciò che causa dei problemi. Rettifico, non è esattamente così, perché spesso quando ci troveremo a che fare con alcuni tipi di processi, magari è meglio evitare di ucciderli, ma magari di stopparli, impareremo a fare anche quello. Quindi la domanda che sta alla base, che genera tutto il discorso che faremo in quest'oretta insieme, sarà: come facciamo a capire cosa il computer sta eseguendo e come agire di conseguenza? Ora, per questa prima parte del talk, come ha anche fatto Rado prima, andiamo un po' sul nozionistico, perché non possiamo, cioè dobbiamo metterci un attimo a regime e essere tutti allo stesso livello. Piccolo sondaggino: quanti di voi sono ingegneri informatici? Quanti di voi hanno fatto l'esame di architettura e calcolatore di sistemi operativi? Ok, quindi devo comunque parlare, andrò abbastanza snello, perché queste cose per alcuni sono ripassi, per altri possono essere concetti completamente nuovi. Ok, dobbiamo conoscere con chi abbiamo a che fare. Chi abbiamo a che fare è il nostro amico, nemico, a seconda se fa quello che a noi piace o quello che a noi non piace, è il processo. Proprio testualmente è citato: il processo è un'istanza di un programma in esecuzione su una macchina. Facciamo così, partiamo proprio da quando creiamo il nostro bel programma. Prendiamo il linguaggio che più ci piace, per semplificare prendiamo il C ad esempio. Cosa facciamo? Creiamo il nostro sorgente. Creiamo il nostro sorgente e lo compiliamo. Una volta che lo compiliamo otteniamo cosa? Non il file sorgente, ma il file oggetto, quindi binario, eseguibile dal processore. Quando il sistema operativo vuole eseguire questo programma, crea un processo, cioè crea una porzione di risorse che verrà destinata all'esecuzione del programma che noi abbiamo lanciato. Scusate il disegno che è veramente geroglifico, cioè veramente semplicistico, però è per rendere l'idea. Nella RAM noi creiamo sostanzialmente due porzioni di
di memoria allocata, e poi l'ultima serve per darvi un'idea di un'altra cosa che i processi fanno, che vediamo subito. La porzione codice, perché porzione codice? Perché il codice potrebbe anche essere particolarmente grosso e quindi è particolarmente sconveniente caricarlo tutto su RAM. Se lo carichiamo tutto su RAM, poi non abbiamo abbastanza RAM per fare tutte le altre cose e swapperemo come dei dannati. Se qualcuno di voi non sa cosa significa swappare, lo vedremo subito tra qualche slide. Poi una porzione data, che noi in informatica tecnicamente chiamiamo stack, ed è una pila di dati caricata con political info, quindi last in first out. Cosa abbiamo qui dentro? Abbiamo tutte le variabili che il nostro programma manipola per l'esecuzione dello stesso. E poi abbiamo le syscall. Le syscall sono un'interfaccia che c'è tra il programma che noi stiamo creando e il sistema operativo, per voi Linux qua dentro, che gestisce la vostra macchina. Come ha accennato Radu nel talk precedente, e riprenderemo verso la parte finale del talk, il Linux tutto è un file. Quindi, in poche parole, quelle che saranno le syscall, circa 400 in ambito Unix, in ambito Linux, nella stragrande maggioranza dei casi andremo ad aprire un file o per editare lo stesso, oppure per utilizzare un'interfaccia con una periferica esterna. Per esempio, se voglio fare il mio bellissimo Hello World con un terminale, quindi in C scrivo la mia printf, il processo che avrà all'interno questa printf farà una chiamata di sistema a una funzione che apre un file che è lo standard output, che in pratica non fa altro che collegare il vostro processo allo schermo e vi spara fuori la stringa che voi volete visualizzare. Ok, alcune cose diciamo topologiche però servono per entrare un po' nell'ottica di quello che è il gioco che andremo a imparare. Ogni processo è generato come figlio di un processo detto padre. Quindi, cosa succede? A parte init, che è l'unico processo senza padre in Linux, ed è il primo processo che la macchina esegue appena finito il bootstrap, tutti i processi verranno generati da altri processi, come in Linux con la chiamata fork. Fork dovrebbe essere una funzione blasonata, dovremmo conoscerla più o meno tutti, specie per chi ha fatto il corso di architettura di calcolatori e sistemi operativi. La fork è una funzione che a un certo punto dell'esecuzione del processo cosa fa? Lo duplica esattamente e genera due copie identiche del processo. Dopodiché i due processi potranno prendere strade diverse, eseguire porzioni di codice differenti. Però di fatto ci sarà una dipendenza padre-figlio, come vedremo più avanti con gli attributi dei processi. Questo l'abbiamo detto prima, cioè il processo può eseguire chiamate di sistema syscall, ad esempio, per accedere a dei file o interagire con le periferiche input output. Ok, un altro soggettone blasonatissimo con cui dobbiamo avere a che fare, o quantomeno sapere che cos'è che fa, è il kernel. Ora, il kernel non è un'esclusiva di Linux, il kernel è un componente di qualunque sistema operativo. Qualunque sistema operativo ha un kernel. Il kernel Linux, attenzione, da quando abbiamo conosciuto Richard Stallman, da noi è un'imposizione morale quella di fare la distinzione tra Linux, che è semplicemente il kernel, e GNU, che è tutto ciò che ruota attorno. Quindi, per la precisione, noi quando usiamo un sistema operativo Linux, usiamo un sistema operativo GNU Linux. Adesso possiamo parlare semplicemente di Linux perché stiamo parlando solo del kernel. Cos'è il kernel? Abbiamo parlato dei processi. Ok, se i processi sono tanti, e sono tanti, quando voi avviate il vostro sistema operativo, come fa un singolo processore a seguirli tutti? In pratica io l'ho definito il semaforo dei processi, il kernel, cioè il processore è uno. E ricordatevi che la vostra macchina eseguirà sempre una sola operazione alla volta e un solo processo alla volta. Eppure uno può farsi la lecita domanda, ma io con i computer d'ultima generazione scarico musica mentre navigo, mentre
mentre gioco a un game, mentre guardo le slide della lezione di ieri. Tutte queste cose le faccio praticamente in parallelo, eppure il processore 1 fa una singola operazione per volta e esegue un singolo processo per volta. Ecco, le velocità a cui siamo arrivati sono tali che tutto questo ambaradan che adesso vi andrò a spiegare viene fatto con una velocità assurda e quindi noi non ci accorgiamo che l'esecuzione avviene sequenzialmente, ma ci sembra di avere un parallelismo. Qua mettiamo per il presupposto che abbiamo un singolo processore a domanda, prego. Ma come funzionano le dual core? Stavo per dire, può capitare ad esempio che se tu hai un processore dual core c'è la possibilità effettivamente che due processi possano essere eseguiti contemporaneamente, però devono essere rispettate alcuni vincoli. Tipo, la stessa funzione non deve utilizzare gli stessi dati, la stessa porzione di RAM, e poi altre condizioni. A parità di queste, un processore dual core può in effetti eseguire due operazioni alla volta. Ok, il giro che un processo fa sostanzialmente è questo: viene creato, una volta creato entra in questo ciclo, da cui può uscire soltanto quando termina. Un processo entra subito con uno stato pronto, poi può andare in esecuzione se il kernel decide di dargli il famoso quanto di tempo. Questo avviene tramite la time preemption, che è una funzione che gestisce il kernel. Cioè, facciamo finta che ogni processo ha diritto a una sua porzione di tempo del processore e quindi ogni volta che gli spetta quel quanto di tempo andrà in stato di esecuzione e eseguirà tanto quanto il quanto di tempo è grande, che di solito è pari per tutti. Poi cosa possono succedere? Una volta che si è entrati nella fase di esecuzione possono succedere tre cose: o termina e quindi c'è un processo, o si ha una richiesta di input-output e quindi passa in modalità attesa e rimarrà in tale stato finché l'operazione di input-output non verrà terminata, oppure finisce il quanto di tempo e torna direttamente dalla modalità di esecuzione alla modalità pronto. Questi semplici tre casi. Adesso vedremo nel dettaglio quali sono gli stati. Questo è in italiano per rendervela più semplice, però nei tool che useremo in shell ovviamente gli stati saranno dettati in inglese, quindi è giusto riportarveli per completezza. Stati dei processi, vivo, morto, X, cioè per capire in che situazione vive il processo. Runnable sarebbe il nostro pronto, cioè il processo può essere eseguito. Sleeping è il processo in attesa di un'azione tipicamente di input-output, quindi quando io sto cercando di leggere da file oppure di dargli un dato da tastiera, tutte queste operazioni sono gestite dal kernel, dal sistema operativo, però hanno un tempo e il processo va in sleeping, quindi in attesa, finché queste non vengono ultimate. Poi ci sono altri due casi particolari. Il primo è il caso zombie, che capiremo meglio dopo quando vi spiegherò cosa sono i segnali di uscita di un processo. In sostanza è un processo che sta cercando di terminare la sua esecuzione, però è ancora allocato in RAM, quindi non è esattamente morto. È appunto uno zombie, cioè è morto ma il corpo esiste ancora. E poi c'è lo stopped, che è l'ultimo stato, cioè il processo è sospeso e non può essere eseguito. E questo lo vedremo più avanti quando dovremo verificare alcune condizioni in cui i processi potrebbero trovarsi. Ok, questi erano quelli che abbiamo visto prima, erano gli stati dei processi. Adesso dobbiamo vedere alcuni attributi, cioè alcuni documenti. Con questi attributi sappiamo vita, morte e miracoli del processo e sappiamo come manipolarlo. Importantissimi da sapere sono il PID, che è il Process Identifier, è un identificatore numerico univoco del processo, cioè il sistema operativo deve gestire una ingente quantità di processi. Urge avere un sistema di identificazione univoco degli stessi,
cioè io devo sapere che quel processo non è quell'altro processo, che non è quell'altro processo ancora. È il process identifier, è un numero che lo identifica in maniera univoca, senza fraintendimenti. Il PPD è il process identifier del processo padre. Serve perché, come abbiamo detto, i processi o è init, che è anche, può anche essere definito come processo demone, perché init non morirà mai. Finché il computer è acceso, finché c'è Linux installato che gira, init non morirà mai. È il primo processo e non può morire, e di fatto viene chiamato demone. Tutti gli altri sono o figli di init o figli dei figli di init, e così a cascata. Quindi è importante sapere il process identifier del padre di quel processo, in modo tale da ricreare quella che noi chiamiamo in informatica gerarchia dei processi, una sorta di albero genealogico di chi è figlio di chi, per capire da dove arriva quel codice e perché sta facendo quello che sta facendo. Poi ci sono due che sono la stessa stregua, sono l'UIP e il GIP. Se eravate presenti alla lezione scorsa, alla prima lezione, abbiamo parlato di permessi. In Linux i permessi sono gestiti in base agli utenti, cioè c'è root che può editare e modificare qualunque cosa, e poi c'è l'utente normale che può editare solo quello che gli appartiene, ma non può editare file che ad esempio sono di proprietà di root. Oppure mettiamo l'altro caso, che abbiamo, qui stiamo imparando a gestire un server. Spesso i server sono multiutente, cioè non c'è soltanto un'unica persona che ha accesso allo stesso. Quindi Linux ci favoreggia utilizzando più utenti diversi, però i file di ciascun utente sono editati o dallo stesso o da root. Quindi l'UID, l'user identifier dell'identificatore, è del proprietario del processo, serve per capire quel processo che cosa può fare. Sicuramente non potrà editare file di root, sicuramente non potrà editare file di altri utenti, possono editare quelli dell'user che lo ha lanciato. Il GD è la stessa cosa, solo che si estende al concetto di gruppo, quindi andiamo al di là del singolo utente, ma prendiamo una famiglia di utenti. Poi abbiamo l'attributo command, che non è nient'altro che la riga di comando da shell che ha generato quel processo. Ragazzi, in qualunque momento, se avete dei dubbi, mi fermate, alzate la mano e io vi rispondo. Quindi dicevo, l'attributo command è la riga di comando con cui il processo è stato lanciato, che prende anche i parametri adesso passati. Quindi ogni volta che voi andate a vedere un processo come è stato generato, vedete la riga di codice che lo ha generato più i parametri che sono stati passati a lui. L'attributo nice lo vedremo verso la fine, è una cosa importante, serve per prendere un po' in giro il kernel, nel senso che... Allora, vi dicevo che ogni processo ha diritto a un quanto di tempo, però non è una fila democratica dove è un ciclo, quindi se uno ha avuto il quanto di tempo per primo va in coda alla lista. Ci sono dei processi che necessitano di essere eseguiti con una rapidità nell'ordine del secondo o meno ancora. Quindi è impensabile che sia un grosso girotondo in cui l'ultimo che ha avuto il quanto di tempo andrà in coda alla lista. Ti faccio un esempio: per i processi di gestione dell'audio, tipo Pulse Audio su Linux, se gli diamo un valore di nice, che in pratica molto alto, che in pratica significherebbe un'esecuzione molto rarefatta, citando qualcuno qui in questa stanza, sentiremmo gracchiare che un piacere, del tipo... non sarebbe un audio naturale. Quindi quei processi devono avere per forza un'importanza maggiore rispetto ad altri, e questo valore è identificato dal parametro nice, va da meno 20 a più 19. Di solito sono settati quasi tutti a zero, tranne quelli che ho citato io, per esempio l'audio. Però in sostanza sono quasi tutti a zero. C'è la possibilità di poter modificare questo parametro per prendere un po' in giro il kernel e dare priorità maggiori a processi che diciamo noi, ma poi lo vedremo più avanti. Inoltre, i tool di controllo che useremo nella parte demo, quindi seconda parte del talk,
oltre a questi attributi linkeranno anche le risorse che è possibile associare quantitativamente al processo. Quindi oltre a PID, eccetera eccetera, possiamo anche linkare la RAM che il processo sta utilizzando, la quantità di CPU che il processo sta utilizzando, il limite che si sta swappando e altro ancora. Ok, i segnali ho detto non stradali perché prima ho detto kernel uguale semaforo, quindi non volevo che qualcuno pensasse che stava in una scuola guida, quindi semplicemente detto questo. Allora, i segnali sono il mezzo, il nostro arsenale, cioè le armi che effettivamente abbiamo per la gestione dei processi. In pratica sono dei comandi che noi diamo ai processi per indurli a fare quello che noi vogliamo, maggior parte delle volte a morire se ci danno troppo fastidio. Allora, un segnale quindi è, tanto per cambiare, un valore numerico intero spedito da un processo verso un altro processo. Mi spiego meglio. Vedremo che per mandare un segnale a un processo dovremo aprire la shell e utilizzare un opportuno comando, ma aprire una shell vuol dire creare un processo. Quindi di fatto noi stiamo usando un processo che dice un segnale a un altro processo. Quindi si può estendere la cosa in maniera più generica, cioè che i segnali vengono interscambiati tra processi in maniera libera, senza nessun problema. Solo che ci sono due tipi di scambi di segnali: i segnali che vogliamo dare noi ai processi e i segnali che i processi automaticamente si scambiano fra di loro, e fare una distinzione tra i due. L'invio di un segnale ad un processo può causare due casi, due non problemi, diciamo, due situazioni. Allora, abbiamo detto che un processo è formato da il segmento codice. Questo segmento codice chi l'ha scritto? O noi, se è il programma che noi abbiamo creato, oppure chi ha sviluppato il vostro sistema operativo, se è un processo di sistema. Comunque, quando noi generiamo un segnale e lo spediamo verso un processo, possono succedere due cose. O il processo ha una routine per gestire quel segnale, quindi io gli dico un segnale, questo numerico, lui all'interno avrà un if che verifica che questo segnale lo riconosce, e in pratica si apre un thread che gestisce, dico thread, dico bestemmia. Devo dire cos'è un thread? Sì. Ok. Allora, premessa, quindi piccola parentesi, c'è la suddivisione tra processi che nei computer genera quello che noi chiamiamo multitasking. Quindi un sistema operativo che gestisce più processi contemporaneamente è detto multitasking. Ora, la suddivisione non finisce qui, perché ogni processo può essere diviso in uno o più thread e dà luogo a quello che noi chiamiamo multithreading. Il thread che cos'è? È una suddivisione del processo, cioè il processo può essere diviso in uno o più thread. Ogni thread può avere un quantitativo di CPU che serve per eseguire lo stesso, e in pratica serve per avere maggiore prestazione. Vi faccio un esempio stupido: quando aprite il vostro browser, tutti i browser che state usando in questo momento, quindi che sono in circolazione, sono multithread. Quando voi nel frattempo che state caricando la pagina potete già fare lo scroll, in pratica state usando due thread: uno sta caricando la pagina, l'altro la sta scrollando. Quindi, però il processo è unico, non ho forcato, non ho creato un altro processo, perché sottolineo a dirlo, forcare, creare un altro processo è estremamente oneroso per il sistema operativo. Cercate di evitarlo, preferite la programmazione dettata a multithread piuttosto che la programmazione multiprocesso. Ovviamente se parliamo di programmi piuttosto semplici il problema non sussiste, però nel browser web, dove nessuno di noi vuole aspettare un secondo in più per fare la ricerca sul nostro motore di ricerca, vi rendete conto che il fattore prestazionale è di vitale importanza. Quindi vi esorto durante la programmazione a usare il multithread. Chiusa la parentesi sui thread. Comunque, dicevamo, segnale inviato al processo, due casi. Il processo lo gestisce e quindi genera un altro thread in cui lo gestisce,
Nel caso in cui il segnale che invio non è gestito dal processo, la palla passa al kernel e decide lui cosa fare. 9 volte su 10 lo uccide, per nostra grande gioia. Quindi, in sostanza, ricordatevi che possono accadere queste due cose. Ok, andiamo proprio nel dettaglio che cosa sono questi segnali e cosa fanno. I segnali sono, ho detto, numerici, però forse è meglio chiamarli per nome per ricordarseli meglio. Ora io ho cercato di buttarla sul ridere perché, ripeto, secondo me se uno si fa un paio di risate se lo ricorda meglio, perché poi una volta che dovete fare una cosa, un processo, oddio, qual era quel comando che lo ferma anziché lo uccide? Poi lo uccidete anziché fermarlo, il computer crasha, sono soldi che se ne vanno. Quindi cerchiamo di farci queste due risate su quello che mi sono cercato di inventare. SIGINT numerico 2 è il segnale che di solito inviamo quando noi facciamo CTRL C in bash. Bash e shell la stessa cosa. Quindi, che ne so, sto facendo il ping di un IP. A un certo punto, il ping su Linux è intelligente, non è come su Windows. Su Windows fate il ping, lo fa 4 volte e si ferma. E dopo non voglio più navigare. Il ping su Linux è continuo, finché non lo killate è continuo. Se gli diamo ping 127.0.0.1 eseguirà fino alla notte dei tempi. Quindi cosa facciamo una volta che abbiamo capito che, ne so, che dopo 10 iterazioni, ok, sono connesso, i pacchetti arrivano, i pacchetti vanno, lo killiamo. Già questo termine kill vi porta verso le prossime slide, a quello che sarà lo strumento più potente che avremo a disposizione per gestire i processi. Schiacciamo CTRL-C e il programma viene terminato. Quello che succede è che il segnale SIGINT viene inviato al processo del programma a cui abbiamo dato CTRL-C e il processo viene terminato. SIGTERM, valore numerico 15, scusate, la battuta qual è? Che se noi abbiamo un arsenale, possiamo pensare a CTRL-C come una pistola automatica. Automatica perché è facile schiacciare CTRL-C. Il parallelo sta con SIGTERM, che in pratica fa la stessa cosa, solo che non è associato alla combinazione di tasti, lo shortcut CTRL-C. Quindi di fatto, secondo me, è una pistola semiautomatica, perché ce la dobbiamo gestire da noi. In più, se facciamo un saltino indietro, abbiamo detto che i processi possono o gestire i segnali oppure passare la palla al kernel. Magari tutti i processi per default, fidatevi, la maggior parte gestiscono SIGINT, il 2, però non tutti SIGTERM. Quindi ci potrebbe essere anche una via diversa quando vado a dare il segnale al processo. Quindi abbiamo detto che abbiamo la pistola automatica, la pistola semiautomatica, poi abbiamo Sig Stop, detto Taser, che di voi ho giocato a Counter Strike, qualunque FPS che viene in mente. Taser è quella pistolina elettrica che tu lo schiacci, il tipo va in convulsioni ed è completamente incapace di intendere, di volere, di camminare, di fare niente. Quindi è Sig Stop, cosa fa? Blocca l'esecuzione del programma in uno stato di attesa fin quando non c'è un segnale di sblocco. Questo è quello che io intendevo prima quando dicevo maggior parte delle volte un processo che ci puzza lo uccidiamo, non è vero. Ci sono dei processi che ci puzza quello che stanno facendo, hacker attack, piuttosto che mal funzionamento di sistema. Però invece che killarlo, magari sarebbe meglio bloccarlo e vedere... Facciamo così, io ho un sistema. Il sistema sta avendo un malfunzionamento. Io devo agire prontamente. Il processo che potrebbe dare un malfunzionamento è di vitale importanza per il funzionamento del server. Cosa faccio? Lo killo? Potrebbe non essere una buona idea. Cosa faccio? Lo blocco. Teserato, rimane fermo lì, incosciente, fin quando io non verifico che quel processo tolto dal sistema mi risolve il problema. Se il problema non lo risolve, io lo risveglio, gli do quella che chiama una pera di adrenalina, così si risveglia, con il comando sigcont, e avere l'esecuzione del programma bloccato con lo sigstop. Il mio preferito, che è quello che, se avete
diciamo, se non siete in giornata e non volete roni, usate questo, va sempre a confine. Cassage kill, valore numerico 9, termina l'esecuzione del processo in modo insindacabile e senza possibilità di routine che lo gestisca. È il missile nucleare perforante, cioè il distruttore dei distruttori, nessuno può sopravvivere a lui. Ricordatevelo così, perché se volete killare un processo che vi sta sulle scatole, lo uccidete, ciao sono di nuovo. Inoltre i processi possono anche generare dei segnali denominati codici di uscita, cioè non solo noi possiamo dire a un processo un determinato segnale per invogliarlo a fare quello che noi vogliamo, ma una volta terminato il processo genera un codice di uscita. Adesso questo codice è 0, e se è 0 vi va Dio, perché vuol dire che è andato tutto a posto. Se non è 0, deve essere 0, forse qualcosa non ha funzionato come doveva e i motivi possono essere molteplici. Comunque è buona norma quella di verificare sempre il valore di ritorno di un processo che ha finito l'esecuzione per fare del buon debugging. Tools di monitoraggio, entriamo in azione, quindi tra un po' cominceremo a vedere shell, bash, un po' di comandi buttati lì, sperando che vadano tutti bene. Vi faccio una piccola premessa: quanti di voi usano bash, shell, insomma pensavo di meno. Comunque ve la addolcisco un po'. Quello che noi faremo in sostanza, tutto su shell, sarà quello che vogliamo fare è capire che cosa sta facendo il computer. Se io vedo che c'è qualcosa che non va, devo trovare il processo che mi sta dando fastidio e levarlo dalle scatole. Quindi cosa faccio? Lo cerco. Passo 2, scopro il suo PID. Se ho il suo IPD ce l'ho in pugno, posso farci quello che ci voglio. Scopro il suo PID, gli mando un segnale di cui sopra, può essere quello di stopparlo, può essere quello di killarlo, può essere quello di mandarlo al creatore disintegrato col missile nucleare perforante, a voi la scelta. Una volta che gli mandiamo il segnale, verifica, perché potrebbe non essere andata a buon fine. Allora c'è un bel if: se il processo è morto, ok, false, il processo, cioè se il segnale non ha funzionato, li prendi dal punto 3 cambiando il segnale. Esempio, io voglio, magari dopo ve lo faccio vedere, io voglio killare Firefox perché sta consumando un monte di RAM e al momento non mi serve, non sto navigando. Firefox non ha mica solo un processo, poi ce n'è un sacco, poi se si mette di mezzo Flash, ciao. Quindi cosa facciamo? Vogliamo killarlo in maniera plateale. Spesso però alcuni processi tipo Firefox sono piuttosto resistenti, quindi se li mandi per una semplice init, una sigint, un 2, potrebbe sbattersi. No, aspetta, sto finendo di caricare, ho finito, un attimo! Dici, no, senti zio, non c'ho tempo, lo scelgo la ragazza. Allora cosa fai? Gli mandi il meno 9, il missile, lo disintegri e stiamo a posto. Ricordatevi questo schemino, Reno, basta retro question. Ma la prossima volta non potrebbe tu andare più in pace per stamparti io, visto che l'hai ucciso? Ecco la troll quest. No, vabbè, io decido sul mio... La cosa bella di Linux, al contrario di Windows o macOS, è che io decido che cacchio succede in computer. Giusto? Quanti di voi odiano quando a un certo punto io Windows purtroppo ce l'ho perché devo giocare, ragazzi, cioè facciamoci la verità. Però quante volte odiate quando lo riavviate? Sto facendo uno di 50.000 aggiornamenti e non lo puoi mi raccomando, non spegnere il computer. No. Questa cosa a me gira, perché io da buon l'aggiornamento del server, poi vediamo insieme. Poi troll face. Comunque, tornando a essere seri, a me piace avere la gestione del mio computer sempre, in ogni momento. Un buon system admin deve avere questa regola in testa ed è uno dei motivi per cui il 99,9% periodico dei server in circolazione sono Linux. Sono Windows Server, non sono tantomeno Apple. Ok? Quindi impariamo a gestire bene cosa fa il nostro computer senza sorprese. Poi se ci mettono di mezzo gli hacker, lì alziamo le mani perché entriamo in un altro ambito. Quindi per ora parliamo solo di lato offline. Ok, cominciamo a vedere un po'
un po' di roba seria, cioè cominciamo a vedere che cosa effettivamente possiamo fare. Ok, primo tool di monitoraggio, PS, non è PostScriptum, è process qualcosa, non mi ricordo. Ci permette di vedere tutti i processi in esecuzione su una macchina staticamente, ci ritorneremo dopo su questo staticamente, perché questo non è l'unico tool che abbiamo a disposizione. Passando gli opportuni parametri, se voi gli date PS e basta, vi fa vedere soltanto i processi che sta facendo quella bash che avete aperto, quindi non torna utile. Se invece scriviamo questa linea di comando così come è scritta, può diventare uno strumento utile. Proviamoci. PS-O PID PID state command. Questi sono tutti i processi che il mio computer sta eseguendo in ordine di PID. Allora, da buon informatico in teoria il PID dovrebbe partire da 0, però qualcuno mi sa rispondere perché parte da 1. 0 non è lì. Lui ha detto giusto, init. Se init per definizione non ha padri, come PPD non può avere se stesso, cioè non è il padre di se stesso, non è così macabra la cosa. Quindi di fatto il PPD di init è 0 e basta, tutto il resto a scalare. Allora, quelle che vedete sotto la colonna S è lo stato. Vedete, quasi tutti sono in sleep e qualcuno sta facendo qualche altra roba. Vedete che cosa sta runnable, quindi che effettivamente sta seguendo il mio PS-M-PID, quindi quello che sto effettivamente facendo. Ok, un'ultima cosa, sulla linea command abbiamo due tipi di comandi. Ci sono i comandi normali, tipo ad esempio upstart socket bridge daemon, e questo è un comando normale. Quelli, tra parentesi quadre, sono i thread del kernel. Potete saltare più di uniti che cosa sono. Sono qualcosa di simile a quello che abbiamo parlato poc'anzi nella parentesi thread. Ok, però sì, ok, così è figo, c'ho tutta la mia lista di processi, però di fatto io che ci posso fare? Torniamo alle slide. Combinato con pipe e grep diventa uno strumento di individuazione utile, però è un po' macchinoso. Tutti voi sapete cosa sono pipe e grep? Vabbè, intanto ci mettiamo 2 secondi a dirlo. Pipe serve per concatenare comandi in shell, grep in sostanza vi fa un controllo sul file d'uscita del programma che ci avete messo a fianco e vi fa un controllo, dice per esempio se faccio grep Firefox, magari adesso lo faccio, cerco tutti i processi che hanno Firefox come label command, facciamolo per vedere. Ok, quindi ho fatto il mio PS-O compagnia bella, pipe, grep, Firefox, dobbiamo lanciare qualcosa altrimenti non troviamo nulla, non so. Ok, ho aperto Firefox. Attenzione però, mi sa dire perché se lo faccio adesso non mi trova niente? Che stadio? L'ha detto? Bravo, formaggino fucsia, mi hai giocato a trigger. No, però... Bravo, perché lo vedremo subito, PS è statico. Cioè, io gli ho chiesto adesso che cosa sta facendo il mio computer, listona. Però cosa ho fatto io? Mi sono dimenticato di avviarlo prima, ho avviato Firefox. Adesso ci provo, va. Lo trova perché l'ho fatto adesso, cioè in pratica cosa ha fatto? Ha rieseguito PS-E-OBD e quindi ha fatto la grep sul comando e l'ha trovato.
Quindi alla fine di tutto questo ambaradano, che cosa ritrovo? Mi trovo con un colore che sceglie grep per evidenziare quello che voglio cercare, e mi trovo il PID di quello che mi serve. Il PID e il PPID. Dopo vedremo cosa farci. La lascio immaginare cosa ci faremo. Ci detoneremo a sangue questi processi, così ci divertiamo. Ok, detta così però un po' macchinosa, cioè devo fare la grep, devo fare la pipe, la grep del PS, cercarmi il programma, segnarmi o ricordarmi a mente il PID e poi dopo vedere cosa farci. Vediamo se c'è qualcosa di un po' più utile. Per esempio PS AUX. Se diamo PS AUX al terminale, vediamo un po'. Vediamo PS AUX. È già un po' meglio, cioè sono le stesse cose che mi ha detto prima, con la differenza che però mi dà l'utente a cui appartiene il processo di cui affianco il PID. Esempio init di root, su questo non ci piove. Num settings è mio, ad esempio, quindi posso anche verificare chi sono i proprietari dei processi e quindi definire cosa fare su di essi. Okay, andiamo avanti. Free ci dice quanta memoria RAM è utilizzata utile. Se vogliamo fare una selezione di source, possiamo tranquillamente usare questo comando. Lo possiamo provare. Free-m. Ora attenzione, io ho quasi 3 giga di RAM. Però in realtà questo total è ingannevole, perché lui conta anche i buffer. I buffer è vero che sono allocati, ma non è detto che sono pieni. Quindi quello che a me interessa è questo meno più buffer cache. Quindi adesso di fatto il mio computer sta usando 280 MB di RAM. Quel meno M è per averlo in megabyte, altrimenti ce lo dà in byte e dobbiamo farci una serie di conti inutili. E soprattutto lo swap. Visto che adesso è entrato in gioco, lo diciamo tutti quanti, sapete cos'è uno swap? Ok. In Linux, a differenza, è molto meglio di Windows, la memoria virtuale, cioè, partiamo dal presupposto che noi non possiamo avere tutta la RAM che ci serve. Adesso con i computer con 4 GB di RAM la RAM avanza. Però facciamo un salto, che ne so, di 5 anni fa. I computer venivano venduti con 1/2 giga di RAM, che per quanto potevano essere grandi non erano a sufficienza per tutti i programmi che volevo far girare. Lì entra in gioco lo swap, cioè una porzione di disco che io faccio finta sia RAM. Il vantaggio qual è? Che la partizione la definisco io, come ci ho fatto vedere prima Radu, quindi in teoria potrei avere infinita RAM. Dov'è l'inghippo? La lentezza, la prestazione, perché la RAM è circuito elettronico, cioè, e poi soprattutto è d'accesso casuale, quindi è ad accesso quasi istantaneo. Invece l'accesso sul disco è aspetto che la testina si muove, se la cache è abbastanza grande, insomma è lento. Ora noi siamo fortunati perché sono già fuori in commercio, però costano un occhio, 3 denti e una gamba, e hanno il problema delle scritture limitate. Però se qualcuno di voi ha gli hard disk allo stato solido e prova a swappare con quelli, si diverte abbastanza, perché può praticamente avere veramente infinita RAM. Però siamo nell'ordine in termini di prezzo di 256, perché va in termini di potenza di 2, 256 giga costano 400 euro. No, sono molto abbassati. No, io lo volevo comprare qualche mese fa, sono ancora proibiti. Il 128 della Samsung, 120 l'ho preso. Però comunque in confronto al SATA 2, quindi RPM, comunque è ordine di grandezza più elevato. E quindi per ora magari non conviene ancora. Però quando i prezzi diventeranno più abbordabili, il problema delle scritture limitate verrà risolto, avremo di che divertirci. Quindi lo swap in sostanza che cos'è? È una porzione di disco che noi allochiamo come se fosse RAM. Quindi quando noi saturiamo la RAM, i nostri processi andranno ad attingere memoria allo swap. E possiamo vedere come abilitarli con i comandi swap on e swap off.
Il comando free che ho digitato prima ci fa vedere se lo swap lo stiamo usando. Di fatto questo bel zero sotto la colonna user mi dice che io non sto swappando per niente. Però magari swap-s mi può dare delle informazioni utili, per esempio. S mi fa vedere qual è la partizione con che io sto usando come swap, o che userei come swap, visto che io adesso non sto swappando. La partizione che ho usato come swap è dev sda4, che è conforme allo standard che prima Radu ci ha fatto vedere della nomenclatura delle partizioni in Linux. Quindi sotto dev è con la nomenclatura sd, a sta a indicare il disco, 4 sta a indicare la partizione, no? 4 quindi è l'ultimo. Ok, andiamo avanti, che di non indicarne a poco ce ne abbiamo tanta. Top è decisamente meglio di PS, cioè è simile a PS, ma l'output si aggiorna dinamicamente, differentemente dallo statico del PS. Quindi proviamo a vedere che succede se io faccio piping app di Firefox su top anziché su PS. A rigor di logica cosa dovrei avere? Dovrei avere un processo che non si ferma mai. Che va su top, vai, grep. Ora Firefox dovrei averlo killato prima. Facciamo system. Ops, che ho fatto? Lo faccio di Firefox è meglio. Ah ok, tanto è comunque in esecuzione, quindi top grep Firefox. Come lo fa vedere? Intanto vi faccio vedere top. È decisamente formattato meglio perché ho una colonna in evidenza che mi mostra gli stati dei processi. Poi qui in alto mi fa vedere il tempo da cui il mio computer è in esecuzione, la CPU usata dalla totalità dei processi, se sto swappando, quanta RAM sto usando. Insomma, per un system admin è oro colato. Perché vi stiamo insistendo nel farvi vedere tutte le cose da shell? Nella prossima lezione vedrete SSH, vedrete il modo figo e divertente di collegarvi a un computer su cui voi non siete fisicamente alla portata. Cioè, io sono sul mio laptop, però nel mio ufficio ho il mio server che sta girando, però io devo assolutamente configurare qualcosa su quel server. O peggio, a crashate lo devo riavviare. Cosa faccio? Mi faccio 10 km in ufficio di domenica pomeriggio? No. Mi sono creato a priori una sessione SSH, come vedremo la prossima lezione, su quel server. Entrerò in remoto da bash su quel server, e però potrò fare delle cose solo da terminale. Cioè, me lo sogno quello di aprire un'interfaccia grafica, perché primo è oneroso e poi non è neanche tanto semplice. Quindi noi vi diamo lo strumento della shell, che è il mattone con cui poter comandare veramente Linux. Ok, quindi questo è top, e vedete che è molto meglio gestito e soprattutto, come dicevamo prima, è costantemente aggiornato. Vedete che se io lo lascio fermo le righe a un certo punto si spostano, perché lui si aggiorna ogni tot di tempo, dicendoci quali sono i processi che vengono deallocati e i processi che nascono, o i processi che a un certo punto diventano runnable in tempo reale. Possiamo anche lasciarlo in esecuzione, non c'è problema. È molto utile quando per esempio vogliamo fare una selezione per utenti. Ora io non le sto a leggere le slide, sono reperibili come tutte le slide di tutti i corsi sul nostro sito paul.org. Quindi io non ve le leggo, diciamo, letteralmente, ma ve le commento. I server, dicevamo poc'anzi, difficilmente sono da due utenti, no? Molto spesso ci sono più persone che ci mettono mani. Quindi io magari sono interessato, io che sono il capo, magari, voglio sapere se quale utente sta facendo cosa. Quindi con top-utente
vi possiamo, possiamo vedere quali sono tutti i processi che solo quell'utente sta, ha generato o sta usando. Ok, andiamo avanti. HTOP è un pelo meglio di TOP. È una figata perché, adesso ve lo faccio vedere perché tanto ce l'ho installato, è più avanzato rispetto al TOP. Ha una toolbar integrata per la gestione di alcuni segnali dati ai processi e ha un'opzione che visualizza l'albero delle dipendenze dei processi. Cioè, anche se si è su shell, è molto più bello vedere che quella stringa di numeri che può essere PS come TOP. La fregatura è che non è installato di default in nessuna distro, lo dovete installare. Perché è una fregatura? Perché vedete, dovete gestire il vostro un server che magari non è il vostro e non ha installato HTOP, però voi dovete essere tempestivi a fare una manutenzione prestante, non vi mettete a scaricare HTOP perché è più figo. Usate PS, grep, pipe e compagnia bella e fate le cose manualmente. Vi fate tra virgolette un po' il mazzo, però almeno siete pronti subito. Se no, se invece volete usare HTOP, lo installate. Io uso Ubuntu che è una Debian based, nelle Debian based sudo apt-get install HTOP per installarlo. Una volta che lo installate, ce l'avete. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è TOP, adesso lo chiudiamo. Clear, perché se no non si capisce niente. HTOP, molto più bello. In alto abbiamo la barra con la memoria, addirittura ho 1 e 2, sono i miei due core, che in tempo reale mi fa vedere quale sta macinando di più, quale set più piccolo sta macinando di meno, se sto swappando, fortunatamente non sto swappando, l'uptime, e poi abbiamo anche il parametro di nice che abbiamo accennato qualche slide fa. Vedete, sono tutti a zero, tranne magari qualcuno che sta più giù. Ecco, chi è fortunato? Anzi no, sfortunato, perché ha un valore positivo. Ecco, questi qua a menu 11. Guardate, cos'è che vi avevo accennato io prima? Quali sono quei processi che sono, hanno bisogno di tanto processore e subito? Quelli audio, altrimenti sentiremmo l'audio gracchiare. Tant'è vero che il parametro nice a meno 11 ce l'hanno proprio pulse audio start. Quindi i conti tornano. La figata di HTOP è che sotto a questa barra, dove sto passando col mouse, che è molto comoda, mi permette di fare alcune operazioni che in teoria dovrei dare io alla shell a mano. Quindi se ce l'avete installato, buon per voi, perché vi risparmiate tanta fatica, altrimenti olio di gomito e vi mettete a fare le grep concatenate con l'altro. E mo andiamo al bello. Kill lo dice la parola stessa che cosa fa, però siamo categorici. Kill dà un segnale a un processo. I segnali sono quelli che vi ho dato prima, quindi se voi date la kill di sig stop, il processo non lo killa, lo stoppa. Il processo si chiama kill perché simpaticamente fa intendere che fa. Quindi cosa posso fare? Ce l'ho ancora Firefox aperto? Sì. Non lo voglio aperto perché non sto lavorando. Ctrl-C. Lo voglio cercare. Lo cerco, lo faccio come prima, faccio PS AUX pipe grep Firefox. Mi trova soltanto la ricorrenza di Firefox. Andiamo a leggere l'IP. Qual è? È 2114. Quindi che succede se io faccio kill 2114? La shell non significa niente, però ops, Firefox è sparito. Quindi ho killato dalla shell un processo. Se volete, cioè non c'è bisogno di fare i fig perché non voglio far vedere che so usare il terminale, quindi faccio queste cose. Se voi volete, ora io uso GNOME, si può fare su qualunque interfaccia grafica. Se usate il System Monitor, date qui su processi e ci avete i processi. Ed è molto più comodo perché io vado qui, che ne so, voglio killare UGD plus demo. Basta con le troll question. Lo so cosa succede.
Scherzo, però. Allora, se per esempio voglio killare Nautilus, io ho paura. Vabbè, facciamo che io voglio killare qualcosa, però non lo faccio. Tasto destro, ho nel menu a tendina i segnali che vi ho detto prima. Lo posso fermare, quindi lo stop. Quindi, in termini di segnali è Siege Stop. Lo continuo, Siege Con. Lo termino, dovrebbe essere Siege In. Lo uccido, detto proprio uccido, è il meno 9, quindi Siege Kill. Così è molto più facile. Però ricordatevi che questo è un corso per System Admin e vi dobbiamo formare per gestire server, non per gestire la vostra macchina privata. Quindi questo ve l'ho fatto vedere per addolcirvi la pillola, però saremo tanto contenti se voi usate la bash. Ok, andiamo avanti. Kill funziona come signature per tutti, cos'è la signature, quindi è il modo in cui devo comunicare i parametri alla funzione. Quindi qual è la signature di kill? Kill meno segnale PID del processo. Il segnale può essere usato sia in forma letterale, quindi siege kill, siege comp, siege stop, piuttosto che il numero. In gergo noi siamo sempre, se vogliamo usare il missile nucleare, kill meno 9 qualcosa, per qualcosa muore. Kill all, vi dicevo che molto spesso ci sono programmi che non hanno un unico processo, però hanno forcato più volte. Cosa faccio io? Mi faccio infinite crep, infinite PSA aux per cercare ogni processo e killarlo, a perdita di tempo. Faccio kill all, programma, meno segnale, lui mi killa tutti i processi che hanno come command programma. Quindi di fatto mi incorpora quello byte grep ricerca all'interno della kill, molto comodo. Noi lo usiamo spesso quando spoliamo con i talk e scriviamo sempre kill all meno 9, sto finendo. Ok, questi erano i tool per mandare i segnali ai processi. Adesso vedremo brevemente altre cose che possiamo fare con i processi, ad esempio le loro priorità. Mettetemi in fila e non spingete. L'algoritmo LRU. L'algoritmo LRU è quello che viene usato dal kernel Linux per l'assegnamento delle proprietà di esecuzione tra processi, detta così un po' contorta. In pratica è un algoritmo che gestisce chi deve avere più processo di altri, più processore di altri. Quindi di qui sopra, pur sabbio, avrà un sacco di processori in più rispetto al Firefox, per esempio. Però stiamo parlando all'ordine di nanosecondi, non di secondi. Quindi tutto viene fatto sequenzialmente, però io lato utente, user experience, ho come la contemporaneità. L'algoritmo LRU è molto efficiente, però mettiamo che io voglio fare il furbo, mi voglio mettere al posto del kernel e voglio dare a un processo che ho creato io un'importanza maggiore. Quindi cosa faccio? Vado a modificare quello che un po' di slide fa ho chiamato attributo nice. Quindi cosa faccio? Utilizzo queste funzioni simpatiche che sono re-nice. Tra parentesi, piccola cosa simpatica, perché si chiama nice? In teoria dovrebbe essere gentile. In pratica, tanto più è alto il parametro nice, tanto più il processo è gentile, quindi fa passare sotto, come tipo il giovane che fa passare il vecchietto e dice prego, prego, che c'ha la pasta sul fuoco, che ne so. Quindi il processo più è simpatico e più lascia passare avanti i processi, dando di modo di avere più processore. Quanto meno è basso, addirittura in termini negativi, l'attributo nice, quanto più è avido di processore. Esempio Pulse Audio. Io posso sostituire nel kernel e dire al kernel guarda che questo processo è importantissimo, è un VIP, quindi voglio che venga eseguito sempre. Cosa posso fare? Posso fare re-nice del nuovo valore e il PID del processo di cui io voglio modificare il nice. Piccola nota a piedi pagina. Di solito quando io do un'opzione a un comando in shell, di solito ci metto il meno vicino. Qui è un po', non è proprio preciso, perché il meno che gli do potrebbe, cioè, sta a significare il meno come numero, non il meno come parametro. Quindi diciamo da questo punto di vista, come signature del metodo, c'è un po' di incoerenza, però funziona meglio se usate nice, perché se voi avete fatto un programma
gli volete dare massima no, se no funziona solo quello e crasha tutto il resto. Cioè provate a dare un meno, no, un meno 20 a un processo, segue solo lui e tutti gli altri vengono dimenticati, quindi vi consiglio di non farlo, almeno che non dovete divertirvi. Quindi cosa fate? Create il vostro processo, volete dargli un'importanza maggiore rispetto allo 0 che viene dato di default, nice meno n, numero del valore di nice che volete dare, pathname. Pathname è il percorso nel file system dove io vado a pescare l'eseguibile del programma di cui voglio creare il processo. Ok? Andiamo avanti. Analisi di syscall. Oltre a dire al processo cosa deve fare, quando, se mi sta sulle palle lo voglio killare, eccetera, eccetera, posso analizzare che cosa sta facendo. Se è un programma che fa qualcosa di utile, cioè che non fa l'hello world a schermo, per intenderci, sicuramente farà una chiamata di sistema e non sarà una delle 400 che di solito GNU/Linux mette a disposizione. Non sempre tali chiamate vanno a buon fine e questo genera un malfunzionamento. A questo punto risulterebbe utile sapere se io ho un processo che mi sta generando problemi, come faccio a capire se sta generando problemi? Voglio andare a vedere quali syscall ha chiamato. E mi viene in aiuto S3ace. S3ace cosa fa? Vabbè, non so se voi avete mai fatto attacchi, hacking, roba, non sapete cos'è il man in the middle? L'attacco man in the middle in sostanza è: ci sono due persone che comunicano con un socket, c'è il prezzemolo che si mette in mezzo e dice mo sentiamo che cosa state dicendo, e ascolta quella che è la comunicazione tra due persone. E se S3ace fa la stessa cosa tra il processo e il sistema operativo, cioè o meglio il kernel, però c'è una cosa importante, dovete diventare sudo, cioè è inammissibile che voi potete ascoltare gli syscall di sistema operativo se non siete sudo, anzi se non siete root, perché sudo sta per super user do. Quindi voi cosa fate? A S3ace date super user do, quindi lo fate diventare root, gli date il parametro e il PID del processo che volete ascoltare. Con i tempi sono un po' stretto, però se volete ci possiamo provare. L'unico problema è che per processi tipo, che ne so, Firefox o altri, comincia a generare righe all'infinito e quindi risulta parecchio difficile capire che cosa sta facendo. Quindi sarebbe opportuno stopparlo e fare una syscall, leggere che cosa ha fatto in precedenza prima che viene stoppato e vedere che ne so, magari sta cercando di accedere a un file che non esiste e quindi lui va in loop a cercare questo file che non esiste di fatto e quindi vi ruba soltanto risorse di sistema, però è molto utile. In più è possibile lanciare, cioè ci sono due casi: o voi volete lanciare un programma in debug, volete capire che cosa fa, quindi lo lanciate direttamente con S3ace, quindi ho creato il programma, lo lascio con S3ace e ciò, il programma che viene eseguito è il trace, quindi di tutte le syscall. Oppure posso cercare di ascoltare un processo che già si può ascoltare in bit, volendo, vi sfido a farlo, non vi serve il 45 pollici per leggere il video, però si può fare. Andiamo avanti, questa è una piccola battuta. Ricordatevi il talk precedente, con Radu avete analizzato il file system come è gestito su Linux. A un certo punto siete arrivati a una slash proc, ora quella la analizziamo meglio noi e vediamo che cosa vuol dire. There is no place like slash proc. Tutti i processi del sistema saranno in slash proc e avremo delle importanti informazioni circa i processi. Per esempio su slash proc abbiamo CPU info che mi dà l'info della CPU, meminfo che uguale mi dà informazioni sulla memoria, e version, io ho scritto versione qua perché sono italiano, però di solito è version, mi dà la versione del kernel. Poi questo è interessante: ogni sottodirettory di slash proc sono nominate come il PID del processo a cui sono associate, e all'interno troviamo varie info, tra cui all'interno una sottodirettory che si chiama FD contenente i file descriptor dei file aperti a quel processo. Ricordatevi la massima che ha detto prima Radu, che io adesso vi ripeto: in Linux tutto è un file. Esempio,
possiamo notare che se andiamo in slash proc, ci vado da interfaccia grafica semplicemente per far prima. Ok, io ho proc serie di cartelle con dei numeri. Questi numeri sono i PID dei processi che adesso sono in esecuzione sulla macchina. In ognuno di quei, diciamo l'altro face, andiamo su init, infinite robe. Se io vado su, questi sono importanti, net soprattutto, task, init è molto grande quindi ha un sacco di informazioni al riguardo, però per esempio in FD, questo non me lo fa vedere perché devo fare così, in pratica la finestra che ho aperto era mia, era di Peter Lowe, non era di root, e in slash proc ci può entrare solo root, quindi io devo essere root per poter vedere quei file. Volete lo facciamo da terminale? Sudo Nightly. Quindi cosa facciamo? Io faccio sudo, questa è brutta da fare però la faccio perché ho fretta, sudo su, divento root. Adesso posso fare qualunque cosa. Ok, questo è il file system, adesso io vado in, dov'è? Proc, cd, proc, sono su proc, lista di programmi, ne prendo uno a caso da simpatico init, pam, ls, fd, cdfd, ls. Ok, vedete questi numeri? Questi numeri sono i file del scriptor con cui init è legato a questi file di cui abbiamo i file descritti. Di solito ci sono sempre 0, 1 e 2. 0, 1 e 2 sono rispettivamente standard out, standard in, standard there e standard out. Sono dei file, voi ci potete scrivere tranquillamente con le printf. Però se usate standard output, di solito le cose vengono printate a schermo. Se usate standard in, dovete scrivere voi dentro standard in per comunicare quello che volete scrivere al processo. Standard error per il debug, quindi per scrivere cose che potrebbero generare messaggi d'errore. Questi tre file descriptor ci sono sempre, gli altri dipendono da che cosa sta facendo il processo. Quindi adesso abbiamo visto anche come il file system che abbiamo parlato con Radio al talk precedente ci aiuta anche a vedere come sono gestiti i processi. Ok, abbiamo quasi finito. Questo l'abbiamo visto. Ok, tutto un file, fammi vedere che è in mano. Potremmo in teoria vedere un processo che file ha aperto e ci ritroveremmo con una lista di file con tutti i file che quel processo ha aperto. Cerco di essere rapidissimo perché tanto questa è l'unica cosa che possiamo vedere, l'ultima cosa che possiamo vedere. Ve lo faccio magari. Ok, allora andiamo alla radice. Ok, possiamo fare che io mi cerco un processo con, come ho fatto io, ps house grab, diciamo così, apro un file musicale con un programma e cerco tra quei programmi il file musicale che ho aperto. Questo potrebbe funzionare, il tempo forse ce l'ho, forse faccio in fretta. Allora vado nella mia cartella, prendo musica. Questo è il podcast della nostra trasmissione radiofonica Hack Generation, che vi invito a seguire tutti i giovedì in diretta su Poliradio, oppure scaricare il podcast dal nostro sito. Cosa ho aperto adesso? Ho aperto Rhythmbox, no? Rhythmbox adesso sta aprendo questo file mp3 e me lo starà, tra un po' me lo seguirà. Cosa faccio? Grido un po' di più perché il volume è alto. Voglio vedere se il processo di Rhythmbox sta
stai seguendo questo file, quindi ps aux file grep io in box non mi ricordo mai come si scrive. Eccolo qua, l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il suo PID. Quindi adesso cosa faccio? Uso il comando che vi sto descrivendo qui, che è lsof, e posso leggere i file che lui ha aperto. Quale sarà la sintassi? LSOF opzione meno P PD. Qual è il PD? Lo leggiamo qui, 2339. 2339. Bam, lista infinita. Però attenzione, attenzione, l'ultima riga qual è? È il file che io ho aperto e che sto sentendo in questo momento. Quindi questa è la lista di tutti i file che il processo che io ho cercato, quindi in questo caso Bitbox, il gestore audio, dimmi, sta eseguendo. Intanto, se per esempio il programmino... Aspetta che devo abbassare il volume. Se il programmino è molto simpatico, come il plugin di Flash, che cancella sull'hard disk il file che ha scaricato, c'è un modo per recuperarlo? Mentre stai facendo lo stream, magari anche tu devi stare in tavolo. Sì, però vuole dire cazzate. Forse tu lo sai, me l'hai chiesto perché si controllo. No, è utile. Per esempio, quando avete il plugin di Flash che vi scarica un filmato, oppure un audio, un file audio, e ve lo cancella sul disco, però è ancora in memoria. Nella cartella proc PID del processo che esegue Flash slash FD, che è la cartella che hai fatto vedere prima, e poi vedi con lsof il file cancellato, l'identificativo del file, quel file lì lo copi in qualche altra posizione ed è appunto il file dello senza Flash. Che lo perdiamo dopo per i vari magheggi di Flash. Esatto. Grazie Radu. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io volevo farvi vedere un'ultima cosa che non dura niente, giusto per farci due risate e poi ringraziate. Avete domande? Dimmi. Potreste finirmi il load average, che non ho capito bene cos'è. Il? Load average. Ha ragione, in realtà non ho ben capito cosa intende. Il load, quello che si vede che dando uptime o top o... Andiamo su file. Ultime. Sì, è quei tre numeri lì in alto. È il tempo il tempo da cui la macchina di esecuzione. Perché vedo che anche quando un processo va in cioè va ad aspettare un input output aumenta quel numero nonostante sia in waiting su un file. Ma guarda, dovrebbe essere il quantitativo di tempo da appunto il processo in esecuzione. Lo dice proprio dinamicamente. Quindi anche quando si mette un wait sulle input output. Credo proprio di sì. No, allora attenzione. Non credo che sia il tempo di esecuzione effettiva, cioè tagliando tutti i momenti di pausa e facendo un incollo di tutti i momenti in cui era eseguibile. Capisci? Perché non avrebbe senso per te. Quello sarebbe un punto di vista del processore. A te umano serve sapere da quanto tempo tuo misurabile è in esecuzione. Cioè da quanto tempo lui esiste. Ho reso? Cioè, non ti interessa sapere quanto tempo lui è stato in esecuzione, ma da quanto tempo esiste. Ok. E poi qualche altra domanda? Bene, faccio vedere. Se tutto questo non dovesse funzionare, io vi faccio conoscere un mio amico che secondo me è il nuovo genio informatico e secondo me è l'approccio quello più hard, oltre la kill all meno 9, qualunque cosa. Un attimo. Ah no, scusa, perché c'era
No, perché c'è ancora Rhythm in box in esecuzione qua, di cui sono partiti due. Che non ti trovo terminale. Chiudo la terminale, ci metto 30 anni e sono già sforato di 10 minuti. Quando scelti il terzo gioco d'azzardo, immagina che scelti tra essere umani e pomparsi. Il computer vi fanno impazzire! Non sapete cosa fare? Niente a fare, ragazzi! Vi aiuterò io! Posso offrire una soluzione a basso costo per tutti i problemi legati alla tecnologia! Pronto? Hai risolto tu, eh? Sì, cazzo! Non mi si è rotto! Tutte stronzate! Questo è l'attrezzo migliore di tutti. Vai, vai. Il sogno di tutti. Dove grande. Ok, detto questo. Grazie per l'attenzione, Kill All, Peter Law, Menor.